Ahimè, è finita. Che hai fatto? No, ahimè, è finita. No, stavi qui, pensavo che era il discorso del tatuaggio. Già te ne hai fatto uno e volevi scoprirlo, capito? Così no, quello lo scopro la prossima settimana. Quindi se volete sapere che tatuaggio mi sono fatto, io lo so. Io lo so. Aspetta, ti copro io. Guarda, così ti copro fino a giù. No, vabbè, tu hai ragione. Vabbè, scherziamo, dai, a parte scherzi. Ti sei fatto la barba come tatuaggio. Esatto. Sì, adesso c'è pure la moda di farsi i capelli tatuati. Raga, ma evitate ste cazzate. Cioè, sì? Ste stupidaggini. Ah, ecco. Cioè, a volte mi c'è la scivolata del borgata. Però dico, raga, cioè, ma che ve tatuate in testa i pallini neri se poi non ce l'avete? Basta, non ce l'hai, basta. Poi, c'è sempre il taglio corto. Fate come Antonio Conte, no? Ma poi pensa che, ecco, Antonio Conte ha speso 12.000 euro. Cioè, i capelli finti, per me ne ha detto, chi se ne frega, è una scelta. C'ha basta. Un gatto in testa, eh? Ma non è vero, dai, sono anche carini, sono sempre uguali. Io ho visto 3-4-6 mesi che avevano il pelo, adesso non ce l'hanno più. Ma lo stesso colore che avevano. Fa caldo, bisogna la tara, sai. Senti, ma se lui farà mai una scommessa che se perde si rasa? Ma che sei matto, gli costa 10.000 euro quella rasata? Ma nessuno mai, a parte 10.000 euro per conto, raga, gli pagherà dei caffè la mattina quando ti sveglia, va lì, quanti siamo? 50, saranno 50. Offro io. Lo staff. Vabbè, ma a parte questo, sta a finire anche la puntata. Ah. Che gancio. Questa la faccio da quando avevo anni. Auguri. Ormai passati. Fate gli auguri. Vabbè, a parte questo, non diciamo le nostre cose. Il mese cose di piazza. Giugno è il compleanno nostro, possiamo dirlo? Sì, ma questa va a luglio. È stato il compleanno nostro. È stato, fu. O sarà? Dipende quando va. Cioè, ma maggio dell'anno prossimo. No, vabbè, lo diciamo, stiamo a luglio. Col bene? Che ti voglio. Esatto. Appunto, col bene che vi voglio, ragazzi, se volete partecipare con noi. Sì. E andare in televisione. Chiamateci, contattateci. Quindi se siete artisti, ballerini, cantanti o volete semplicemente fare il conduttore assieme a noi. Semplicemente. Mica è una cosa di niente, insomma. È abbastanza difficile. E soprattutto anche, ragazzi, fatevi sentire, perché ormai Angelina se n'è andata in quel di, forse si sposa. No! Sì. Quel di dove? In quel di Pomezia. Cioè, quel di? Quel di che se n'è andata praticamente. Okay. A proposito, chiunque la vede la salutasse, perché è sparita. Mm. Quando si è fidanzata. Posso salutare i nostri operatori che sono veramente sì, mano veramente cementata. Soprattutto fermissimi, guarda. Bravo, guarda, che mica è facile sta così, guarda. Anche il fuoco prende, guarda. Visto? Sì, guarda, mi incredibile, segue. Fantastico. Detto questo, ricordiamo che se volete partecipare con noi, come fare? Allora, ci devi contattare. I mille modi sono palesi. Fanny Moon in primis, palesi, facilmente trovabili. Sono facilissimi. Basta andare su Facebook, scrivere Fanny Moon e ci contattate. Ci mandate un messaggino, spolliciate un bel like. Poi ci sono anche altri metodi un po' meno moderni, che è quello dell'SMS col numero di telefono che è 333-8693. Bravo. C'è anche quello meno moderno, che è quello del fumo. Sì, ma già l'abbiamo fatto in passato, sta roba è da finire male, lascio perdere. Lascio perdere. Non ci hanno più contattato, sono persi, capito un cazzo. Dai, ho oggi ne sono rovinato. Vabbè, dai. E detto perché questo, finita la puntata, dai, contattare, siamo stanchi, è notte, dobbiamo andare a dormire. Vi ricordo che siamo in diretta dalla Finlandia. No, diciamo che abbiamo speso 15.000 euro di effetti speciali, c'è l'effetto sole. C'è un ragazzo che è Marco, che voglio salutare, che sta lì dietro col faretto da 6.500 ampere con gruppo elettrogeno. Dai. Ci vediamo la prossima settimana. Questo è sempre il messaggio fumogeno, quello di prima. Cioè, è rimasto ancora. Marco se n'è andato e non ritorna più. Capisci la settimana. Moon.